Ciao, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Aspettiamo che Instagram avvisa un po' tutti e chi può passa un'oretta con noi. Dico subito all'inizio, alla fine faremo un'applicazione per il corpo. Quindi chi ha il kinesio tape, prendetelo, il tape, io l'ho già tagliato, il tape con le forbici. Nel frattempo potete procurarvi e poi faremo l'applicazione tutti insieme. Aspettiamo ancora un po'. Allora, intanto mi farebbe piacere sapere se mi conoscete già o siete qui per caso. Chi mi conosce magari mette già un cuoricino, chi non mi conosce può mettere uno così, insomma, mi presento magari un po' di più. E che dire, da un po' che non facciamo le dirette. In estate eravamo tutti in vacanza e ora è l'ora di lavorare, di tornare nella nostra vita quotidiana. Qualcuno anche in estate magari non ha tante ferie, ma comunque in estate passiamo più tempo anche dopo il lavoro, in giro, svagandosi, chi al mare, chi in montagna, e insomma. E ora? Riprendiamo un po' i nostri ritmi, casa lavoro, e così qualcosa insomma di diverso noi dobbiamo trovare, no? Per andare avanti. Buonasera, buonasera. Certo, anche per l'uomo, insomma, infatti, io. Visto che c'è già un uomo qui con noi, io mi presento sempre, no, come mi rivolgo sempre alle donne, ecco. Ma devo dire che nella mia pratica dal 2008, ormai sono più di 5 anni, sono stati una trentina di uomini nei miei corsi. Perciò non mi rivolgo solo esclusivamente alle donne, ma lo so qui nel mio profilo. Proprio ieri ho visto che sono 25.000 follower e credo il 99% sono donne, ma certamente il Kinesio Tape funziona in maniera uguale assolutamente per tutti. Il Kinesio Tape si usa in pediatria, si usa in veterinaria, quindi si usa sugli esseri viventi, ecco. Quindi non esclusivamente dedicato alle donne, perché il Kinesio Tape lavora con la fisiologia che è uguale, no? Anche l'animale ha un cuore, il sistema linfatico, venoso e i muscoli. Quindi non è esclusivamente per le donne il mio profilo e sono sempre felice di vedere anche gli uomini, perché no? Poter lavorare anche a voi vi dà la possibilità, insomma, di seguire i miei corsi in maniera uguale assolutamente. Allora, vede che siamo già qui un bel po', io mi presento per chi non dovesse conoscere il mio nome e qui per caso mi conosce, mi segue da poco. Allora, sono Anna Kuzulnikova, sono di origine russa, ma adottata diciamo dall'Italia, ho la cittadinanza italiana, ormai vivo qui da 19 anni, perciò mi sento. La metà della mia vita ho vissuto qui, proprio quella metà dove tu sei cosciente, dove tu cresci come persona e quindi mi sento né russa né italiana, un mix dove cerco di mixare il mio passato e il mio presente guardando nel futuro. Perciò ho scelto da subito a lavorare nel campo, diciamo, no, di donne, con le donne italiane, perché così mi sentivo, e attualmente ora lavoro insomma un po' in tutto il mondo, perché sia russi che italiani sono sparsi in tutto il mondo, quindi mi considero anche una trainer internazionale, perché
non c'è limite quando lavori online ed è sempre bello poter conoscere le persone che vivono anche nelle altre realtà, ma se siamo qui nel mio profilo, se siete qui nel mio profilo, significa che voi cercate qualcosa di naturale, cercate qualcosa di migliorare in voi stessi. La perfezione non esiste, siamo tutti belli e perfetti dalla nascita, no? È un nostro diritto essere belli. Poi con l'età però, per diverse ragioni, ognuno ne ha sua, ma anche più di una, noi subiamo i cambiamenti. L'invecchiamento è inevitabile, ma si può invecchiare con l'eleganza. Io così lo chiamo perché è impossibile correre e andare contro il tempo, ma si può rallentare questo invecchiamento e soprattutto è possibile invecchiare in pace con se stessi guardandosi allo specchio. E dietro a questa parola ringiovanimento c'è veramente molto di più. C'è il benessere, c'è il contatto con se stesse, c'è il piacersi molto di più rispetto magari ai giorni dove noi di malumore, di queste cose che non vogliamo neanche guardarsi allo specchio più di tanto, di ritrovare il contatto con il proprio viso, con il proprio corpo, con il proprio essere donna o l'uomo, quello che è. Noi ognuno viviamo al giorno d'oggi in un mondo molto, non è caotico, ma che scorre molto velocemente, offre tante possibilità e ne toglie tante altre. E in questa vita un po' confusionaria, perché noi cerchiamo sempre di andare avanti, di raggiungere qualcosa, noi ci dimentichiamo di rivolgersi a se stessi, cioè viviamo con gli occhi aperti verso l'esterno, ma che non guardano verso l'interno. E io sono qui anche perché a me piace quando poi nei vostri feedback io sento, io leggo nei vostri messaggi che grazie a un corso sono ritrovata me stessa o mi sono ritrovata o ho ritrovato la donna in me stessa e finalmente incontrato l'uomo della mia vita. Quindi non è un solo una parte estetica, ma anche la parte interna di noi stesse che cambia. Quindi è un insieme di tante sfere della nostra vita che sembra magari qualcuno dice, vabbè, ringiovanire e cancellare le rughe, non è così. È molto più ampio, no? Il significato di questa parola, in quali, diciamo, io ci metto. Perché succede così, che quando tu cominci a dedicare poco poco di tempo a te stessa, a te stesso, succede questo: tu, lavorando su di te, ottieni dei risultati che ti piacciono, che tu ti piaci, e questa piccola cosa che accade, no? Quando voi eravate bambini, quando non sapevi andare in bicicletta e quindi eri insicuro, cadevi, poi quando cominci a pedalare e prendi questa ricorsa con la bici, ti senti un campione. Wow, posso lasciare anche il volante. Non succede questo. Quando tu non ti sposti più all'ennesimo posto dopo la famiglia, dopo il lavoro, dopo tante tante cose che stanno prima di te, ma ti poni, cioè proprio ti metti quasi fisicamente al primo posto, dove prima ti occupi di te e poi di tutto il resto. Perché in realtà noi veniamo al mondo soli e ce ne andiamo soli. Quindi la persona con quale noi passiamo 24 ore su 24 siamo noi, da se stessi non si può scappare. E più andiamo avanti con l'età, più spesso ci dimentichiamo chi sono, chi siamo, chi sono. Io ho fatto un percorso veramente molto lungo, faticoso e dolorante, non è così bello come potrebbe sembrare sui social, per ritrovare se stessa e chi sono oggi. E sono ancora alla scoperta di sé. Al migliorare, al crescere. E se siamo qui,
se io sono qui a parlare con voi, anche se vi vedo solo, insomma, attraverso lo schermo, significa che noi in qualche modo guardiamo nella stessa direzione del benessere, della salute, del ringiovanimento, della bellezza e di in qualche modo anche di trovare se stesse, di dedicare nella nostra vita così multifaccia, di ritrovare quel piccolo spazio di tempo per noi donne, soprattutto perché, uomini, se ci siete qua, scusatemi, ma io credo che in una famiglia lo spirito, no, è proprio l'atmosfera in casa, crea la donna. Se la donna è felice, se la donna è di buon umore, se la donna è soddisfatta, non è affaticata o come un cavallo che lavora, fa quello, fa quello, fa quello. Quando la donna è energica, ha l'energia, tutti attorno stanno bene, perché lei ha così tanta energia, sorride e ha la buona parola per tutti, oltre a sé, al marito, al compagno, ai figli, a tutti quanti. Perciò è importante dedicare del tempo a se stesse. Questa è una piccola o grande premessa, no, all'incontro di oggi, dove noi andiamo alla scoperta di come ritrovare il corpo perfetto. Come ho già detto, il perfetto qui è perché il perfetto per ognuno il proprio. Non c'è un canone che io ci metto in quella parola 90-60-90, assolutamente no. Ma il perfetto per se stessi, in quel corpo in quale tu ci stai bene, tu personalmente, io personalmente, senza che piacersi a qualcuno, devo piacere a me stessa, in quale corpo mi trovo a mio agio, mi piaccio di più e dove io mi tocco e ritrovo proprio il contatto. Non è una doccia veloce, veloce, con gli occhi chiusi, dai, mi lavo velocemente, no? Ma dopo proprio il tocco del corpo ti fa piacere, del proprio corpo. Prima di passare al corpo, no? Io vorrei toccare un argomento, oltre alla mancanza di tempo, che secondo me è finta, no? Perché 15 minuti e noi sfogliamo le cose in rete e neanche ce ne accorgiamo, ci passiamo anche più di 15 minuti, ne abbiamo tutti. Sta solo il fatto che non c'è la motivazione, non c'è la conoscenza, non so cosa fare, non so da dove cominciare. E la pigrizia, sapete che cos'è la pigrizia? Secondo me è la mancanza di stimolo di fare qualcosa, nel nostro caso di occuparsi di sé, perché quando sei pigro è proprio la mancanza dell'energia, la mancanza dello stimolo di fare qualsiasi azione, oltre a quelle cose di abitudini che tu li fai senza pensare più di tanto. E la nostra vita ha diverse sfere, no, di quali noi ci dobbiamo occupare per far rotolare la ruota della vita in maniera uguale. Cioè, la nostra ruota, se la dividiamo in spicchi, può essere uno spicchio è al 100%, l'altro al 20%, l'altro ancora più piccolo, invece dovrebbe essere tonda per rotolare e andare avanti. E qui abbiamo l'attività fisica, qui abbiamo l'alimentazione, qui abbiamo il sonno. Qui abbiamo allora, sonno, attività fisica, alimentazione, la gestione dello stress, la nostra respirazione e la nostra proprio vita quotidiana, se abbiamo dei ritmi frenetici o comunque andiamo a dormire in un orario e ci svegliamo in un orario normale dei cicli circadiani, oppure mangiamo male. Facciamo la vita sedentaria, mangiamo qualcosa al volo, mangiamo in eccesso, beviamo, fumiamo, insomma, tanti fattori che possono influenzare il nostro essere, il nostro corpo e il nostro viso. E tutte queste cose, se noi
Non li facciamo, no, proprio al 100%, non mangiamo bene o mangiamo bene ma non facciamo l'attività fisica, così altro, possono portare al cambiamento del nostro viso e del nostro corpo. Possono subentrare diverse malattie che hanno le origini, secondo me, sempre in questi punti che ho elencato. Perché togliersi il vizio di fumare è faticoso. Molti sanno che il fumo fa male, ma continuano a fumare. E io personalmente ora più di prima vedo questo legame fortissimo al fumo, perché ci sono queste sigarette finte elettroniche che hanno creato ancora più grande dipendenza. Li vedo ovunque, questi ciuccio. Per i bambini è diventato il ciuccio per ciuccetto per i grandi. È una cosa che ha colpito, secondo me, moltissimi, e questo non è una buona abitudine, ma che influenza negativamente la nostra salute e di conseguenza la nostra bellezza. Ma nessuno può giudicare nessuno, ognuno fa la propria scelta e io la scelta mia l'ho fatto, guardo sempre nella direzione del vivere. Io voglio vivere fino a 120 anni in buona salute, con la buona mente. E quindi questo è il mio obiettivo che voglio raggiungere, facendo il più possibile, che dipende solo da me. Come ho scritto nelle storie, i dottori curano le malattie, ma la nostra salute e il nostro benessere è nelle nostre mani. Se io non osservo i semplici canoni del benessere e poi vado dal dottore, il dottore mi cosa dà? La crema, la pillola, non so, qualsiasi altra cosa. Non escludo ora gli interventi chirurgici proprio di grandissimo livello, tipo cambio di cuore, ma parliamo degli manesseri tipo mal di testa o mal di spalla o qualsiasi, sai, le cose così. E tutto questo è risolvibile con le nostre mani, aggiustando il nostro stile di vita. Ma noi umani siamo così, anch'io non ho sempre una cosa che io dico, no, devo fare così e basta. Certe volte anch'io metto qualcosa da parte, non seguo qualcosa che ho bisogno di seguire, quindi siamo tutti nella stessa barca, perciò io sono sempre alla ricerca di una cosa che ci aiuta nel raggiungere il nostro obiettivo. E questa cosa sia naturale, meno faticosa possibile, perché anch'io, insomma, come voi, non è che mi piace fare le cose esagerate, perciò anche negli altri miei corsi do sempre le pratiche semplici. Più è semplice la cosa nel ripetere, più è facile che questa cosa diventa un'abitudine e mi porta al raggiungere il risultato. Quindi, tornando al nostro corpo, io penso che se siete qui, qualche cosa vorrete migliorare, no? Che sia il doppio mento, che sia, non lo so, la cellulite, quante cose è stato detto, no? Su questa cosa. Che sia, non lo so, l'alzamento della pelle o la pancia sporgente, la diastasi, il gonfiore in generale, un diffuso, insomma, su tutto il corpo, è possibile lavorare con il gonfiore. Il gonfiore cambia le nostre forme, in qualsiasi parte si concentra, o siano gli occhi che poi sprofondano, o sia il doppio mento che cresce. E tutti questi cambiamenti avvengono gradualmente, goccia a goccia, goccia a goccia, goccia a goccia, la pelle si dilata, il corpo si deforma e noi un giorno all'altro ci accorgiamo che non siamo più noi stesse, quelle ragazze, quelle donne che erano 2 anni fa, 3 anni fa, 40 anni fa, e piano piano tutto si è trasformato. Io infatti ero venuta nella sfera, diciamo, di face fitness, di ringiovanimento, proprio con le mie problematiche, la ricerca di soluzioni per me, che poi è stato tutto trasformato, no, nel mio lavoro, ma man mano che io cominciavo a lavorare, ho visto che la prima cosa da quale noi
cominciamo a lavorare è il gonfiore. Non dobbiamo subito tonificare o fare altro. Eliminare il gonfiore che aiuta alla nostra circolazione linfatica e sanguigna, quindi equilibrare questi processi e man mano il viso comincia a trasformarsi. E io vorrei cominciare da questa foto qui. La ragazza nella foto mi ha dato il permesso di condividere. Lei è venuta nel corso di Kinesio Tape per il viso, ma sempre il Kinesio Tape, del Kinesio Tape stiamo parlando. E questo è il suo start, no? La foto iniziale. Bellissima donna, quasi 60 anni, ma dalle sue parole lei cercava già, insomma, qualcosa per riprendere in mano la sua bellezza, il suo piacersi davanti allo specchio e ritrovare se stessa. Noi in qualche modo siamo anche colleghe. E lei ha detto: va bene, dai, ci provo a fare il Kinesio Tape, visto che Anna dice che serve poco tempo, non è faticoso, ci sto, ci voglio provare. E lei mi ha mandato la foto a distanza di, forse qua non ce l'ho, 2 mesi, vabbè, a distanza di 1 mese mi manda la foto. Siete pronte a vederla? Mese di Kinesio Tape per il viso, solo per la parte superiore e gli esercizi per il collo, un complesso fantastico. Che ne dite? Quanti anni ha perso? Vi piace? Un solo mese di Kinesio Tape. Questo è di profilo. Non rende molto bene, credo, il telefono. Ah, ecco, forse così. La qualità della pelle che si è trasformata in questo. A casa tranquillamente, senza nessuna fatica. Questo prima e questo è dopo. Oltre alle rughette, oltre alle altre cose, c'è stata una trasformazione grandissima. Esteticamente, se parliamo esteticamente, secondo me ha perso, ma se proprio anche più di 5 anni tra le foto, in realtà è la stessa età, 60 anni, solo che lei ha fatto la propria scelta e mi ha mandato un audio fantastico dicendo, ascoltiamolo. Ciao Anna, ti ringrazio per le tue parole. Io sono davvero felice perché sono sincera, ero in un momento molto, molto down, nel senso che ero un po', non riuscivo ad accettare questo cambiamento nel mio viso che vedevo, anche perché ho quasi 60 anni e non è facile, infatti ci sono tante macchie, purtroppo con il sole, io vivo in montagna, sono tanto fuori all'aperto e questo mi fa stare bene. Però la pelle ovviamente ne soffre anche se mettiamo la protezione e avevo bisogno di qualcosa che mi desse la spinta per ritrovarmi, per sentirmi di nuovo bene e di vedermi bella come non mi vedevo da tempo. E ti dico che sono veramente tanto felice di aver scelto, anche se con qualche difficoltà economica, ma di aver scelto di prendere il tuo corso. E di vedere questo cambiamento a piccoli passi, come dici tu, e come dico io, perché io sono una coach alla fine, alle mie clienti, dico si inizia sempre con un piccolo passo per vedere un grande risultato. Ci vuole costanza, ci vuole amore per se stessi, che è la prima cosa, e sono contenta perché siamo nella stessa energia quando parli, quando ti sento, quando scrivi sui social e
E sono davvero felice e io ti ringrazio veramente tanto, ma proprio tanto. E oggi per te è un giorno speciale e io sono davvero felice di averti fatto un regalino anch'io a modo mio. Allora, lei cosa ha fatto? Ha applicato il Kinesio Tape e ha fatto alcuni esercizi. E come io spesso dico, con i piccoli passi, cambiando le nostre abitudini, aggiungendo qualche abitudine buona che riesce a togliere le altre, quelle diciamo cattive, tra virgolette, noi riusciamo a cambiare tutto. Ma cambiarsi non solo esteticamente, dalla sua voce avete sentito come lei si sente questa trasformazione anche all'interno. Quindi il nostro percorso, no? E la nostra mente lo disegna spaventoso, lo disegna faticoso, ma dopo la dieta del lunedì. E lo stress sale, no? Il lunedì ovviamente non arriva mai perché è sempre un lunedì, no? Da lunedì inizio. E invece con il Kinesio Tape diventa tutto più semplice, ma molto più semplice perché? Perché è così, non è una bacchetta magica, assolutamente no. Il tape lavora con la nostra parte fisiologica, con il nostro corpo applicato in modo corretto. Credo che molti di voi o alcuni di voi avete provato diverse applicazioni, magari proposte nelle dirette o nel mio bot, e sul viso dà risultati molto più velocemente rispetto al corpo, magari perché noi abbiamo l'area piccola, muscoli più piccoli, e invece sul corpo andiamo, insomma, ad estendere il campo di lavoro, ma anche sul corpo possiamo vedere i risultati in breve tempo. Ora guardate qua. Ecco, in soli 3 giorni, al drenante più fianchi, cioè l'addome e fianchi, tutti i giorni massaggio. Quindi sono andati parecchi centimetri. Non ho la foto dei centimetri, non l'ho separata, ma comunque qui parliamo di 4-5 centimetri in soli 3 giorni. Cosa è andato via? È andato via il gonfiore, è andata via l'acquetta accumulata in diversi punti del nostro corpo. Noi siamo fatti al 60% dell'acqua, ma il gonfiore, la ritenzione idrica cosiddetta, è un mix, o la cellulite è un mix di grassi e di acqua e di sostanze, diciamo, come le vogliamo chiamare, le scorie del nostro organismo che attraverso la linfa dovrebbero espellersi. Quindi una cellula di grasso attira a sé tante cellule di acqua e quindi ecco sì, questa ritenzione idrica quando noi andiamo a toccare ad esempio le cosce, il sedere, a volte anche la pancia, dipende dalla nostra formazione, ecco. Quindi il tape lavora con il nostro sistema linfatico, ma non solo. Dove è stato applicato il tape migliora anche la circolazione sanguigna. Cos'è la circolazione sanguigna? È la nostra sostanza nutritiva, ecco, no? Perché attraverso il sangue noi riceviamo i nutrienti. Ovviamente anche l'alimentazione deve essere buona, no? Per far entrare qualcosa in sangue o cercare di farla buona. E cosa succede? Quando io ho il gonfiore, ad esempio, nell'addome succede che ho più sostanze nocive nella mia linfa, nel gonfiore, e i vasi sanguigni da questo gonfiore vengono compresse. Quindi i nutrienti non passano. Quando noi applichiamo il tape applicato in modo corretto, oggi lo vedremo poi, crea, ecco, vi mostro nell'immagine, forse sarà. O con l'immagine e con la mia voce.
Allora, ecco. Il tape quando viene applicato, mostro anche sulla foto, questo è prima, no? Tutto contratto, compatto e dentro non succede un granché, no? La linfa sta ferma, la circolazione non avviene molto bene, quindi non c'è il flusso di flusso dei liquidi. Nella foto dopo, quando il tape viene applicato sul tessuto, il tape sollieva leggermente i nostri tessuti, lasciando più liberi i canali linfatici e i canali sanguigni. In più crea queste ondine, no? Si chiamano le convoluzioni o le plicche, che aiutano ai tessuti di ricevere il massaggio costante 24 ore su 24. Il tape sul corpo si porta dai 3 ai 6 giorni circa, in qualche caso anche fino a 10 giorni. Ma normalmente il tape comincia a perdere la sua funzionalità perché noi facciamo la doccia, perché noi insomma comincia a staccarsi e quant'altro. Ma in questo modo il tape effettuo un massaggio costante facendo scorrere la linfa finalmente via. Ovviamente si consiglia di bere ancora più acqua perché tutta questa linfa ristagna qui e diventa, diciamo, in qualche modo tossica, piena di tossine. Quindi, se comincia a fluire abbondantemente, possiamo sentire, una sfasatezza. Ecco, quindi aggiungendo più acqua, tutto si espelle attraverso il nostro sistema, del corpo. Quindi, quando Certo. noi andiamo a utilizzare il tape, noi aggiungiamo il massaggio come un massaggiatore ci facesse il massaggio 24 Certo. ore. E cosa può succedere? Può succedere questo. Può succedere questo. Può succedere questo, dove stanno queste foto? Ecco, può succedere questo. È stato uno dei primi corsi dove ho incluso l'applicazione per la Doma più di un anno fa. Sì. Allora, ho messo il tape sulla pancia da 92 a 89, da 106 a 105. Quindi per alcuni giorni soltanto si perdono già tanti, tanti liquidi in eccesso. Ovviamente, se il tape lo portiamo per più giorni, i volumi scendono in maniera molto più abbondante. Magari non si perdono tanti chili, ma il volume diminuisce, no? Proprio ad occhio, insomma, si vede. Le persone cambiano la taglia dei vestiti, stringono i pantaloni o gli altri, insomma, capi di abbigliamento, perché è parecchio. Magari così ad occhio non sembra, poi se andiamo a vedere di profilo si perde veramente molto, tantissimo. E il tape certamente non si applica solo sull'addome. Io il primo corso ho fatto quello per l'addome, poi ho praticato su di me, ho praticato su qualche amica che mi ha chiesto la mano, e quindi i cambiamenti ci sono tantissimi. Ecco, questa è la ragazza che mi ha stupito tantissimo. Guardate, è quasi un mese che ho iniziato il programma, quindi un mese. Ok, saranno più o meno 5 applicazioni da 5 giorni, perché in media teniamo 5 giorni il tape. E cosa è successo? Mi sono misurata in linea dell'ombelico ed ero 93, ora sono 89 e sono 4 centimetri. Dove c'erano le maniglie dell'amore, che hanno un bel nome ma non sono belle da vedere, misuravo 101, ora sono 91, 10 centimetri. 10 centimetri sono parecchi e sono più di una taglia che, insomma, va via. E cosa succede? Succede la magia.
quando applico il kinesio tape in modo corretto, io mi prendo cura non solo della mia bellezza, ma anche della mia salute. Perché tutti quanti voi sapete che il peso in più grava anche sulle articolazioni, tutti i sistemi, no, dell'organismo, e per quanto può sembrare innocuo, cioè la linfa, beh, un po' di gonfiore, con andare del tempo non diventa più innocuo, ma diventa molto molto faticoso e può provocare diverse malattie. E il kinesio tape in questo caso diventa un aiutante validissimo perché lo applichi e continui a vivere la tua vita stupenda. Puoi fare qualsiasi cosa. Se lavori sotto gli indumenti, non si vede, lo metti sotto la maglietta, sotto i pantaloni. Per fortuna ora ormai la stagione estiva è finita. Infatti, in estate il corso non l'ho fatto, ho fatto quello per la dome. Perché in estate sarebbe molto, insomma, difficile, no? Applicare il tape e andare in giro perché qualcuno vuole farlo vedere, anche se, e devo dire la verità, lo vedo sempre più spesso. Questa volta, questa estate al mare, l'ho visto tantissime volte. Il tape e nessuno faceva col dito così, guarda, no? Quelle persone camminavano, nessuno si avvicinava a chiedere qualcosa o guardava in modo strano perché ormai il tape lo conoscono tutti. E in questo modo. Il tape è perfetto per qualsiasi donna, perché qualsiasi donna lavora, qualsiasi donna ha da fare tante attività durante la sua settimana e in questo caso il tape applicato sabato, domenica sera o lunedì sera lo puoi porti tutta la settimana e sabato e domenica fai un giorno di pausa, quindi puoi, non so, andare a farti non so, la piscina, ma anche in piscina si può andare con i tape, però dipende, magari uno vuole farlo vedere. Il tape è perfetto per le mamme che hanno i bambini neonati, perché dopo il parto, insomma, abbiamo parecchi, qualcuno più, qualcuno meno, io avevo parecchi chili da perdere, non era proprio una passeggiata. Quindi il tape va bene per chi, ad esempio, per qualche ragione non può fare l'attività fisica faticosa, anche semplice camminata, l'aggiunta al tape lo fa lavorare ancora di più, perché come abbiamo visto queste ondine che si formano poi sulla pelle, quando noi andiamo a muoversi, a inclinarsi o comunque a camminare, il tape muove ancora di più i nostri tessuti e questo può aiutare. Ma anche poi vi farò vedere altri feedback delle ragazze che senza cambiare nulla nello stile di vita loro hanno perso i volumi, i centimetri. Non sempre loro si prendono il peso perché noi ci prendiamo con il metro, ci misuriamo diversi punti, quindi parliamo sempre di centimetri, di volumi, in chilogrammi, non so chi e quanto perde, ma si perde un bel po'. Certamente il tape, quando non è tagliato, è così, quindi si adatta perfettamente in base alla misura a ogni nostra parte, che sia il décolleté, che sia il tricipite, qui che qualcuno magari ce l'ha così, tipo come il mio vestito, qualcuno ce l'ha l'addome, ma quasi tutte noi donne. Chi non fa, non so, anche gli sportivi hanno un po' di ritenzione idrica e queste cose qua, quindi ognuno di noi può utilizzare il tape. Ci sono però le controindicazioni, io le ho scritte per elencarle tutte. Allora, per quanto il tape è una cosa, magari qualcuno non lo sa, il tape non contiene nulla dentro, perché ho ricevuto alcune domande in direct. Che qualcuno dice, ma cosa c'è dentro? Ragazze, non c'è nulla. C'è la carta da questo lato. Questo è in cotone al 96-98% più elastane per farlo più elastico.
e la colla ipoallergenica in mezzo. Non c'è nulla altro. Il tape lavora grazie all'applicazione corretta su qualsiasi zona del nostro corpo, che sia, come ho già detto, il décolleté, l'addome. Ora vi vedremo come applicarlo. Vi apro già la parentesi sulla parte interna. Credo che quasi forse il 90% delle donne ha la pelle, diciamo, che comincia a cedere nella parte interna della gamba, quindi la parte interna, esterna, posteriore, culotte de Chavel, gluteo, maniglie d'amore, come abbiamo già detto, anche la diastasi, diciamo fino a 5 centimetri, io di più non lo so se forse serve l'intervento chirurgico o anche dopo l'intervento chirurgico, se la diastasi si ripresenta, possiamo, io personalmente l'ho diminuita alla fissura normale, l'apertura della linea bianca con il kinesio tape. Io avevo all'altezza dell'ombelico, no? Quasi a tutti succede, può essere più alto, più basso, ma comunque anche la diastasi va trattata. E moltissime donne dopo il parto, qualcuno anche prima, può scoprire di averla. E non tutti sanno cos'è. Se vi interessa, scrivetemi in direct, vi farò vedere il video che ho registrato per il corso come diagnosticarla. E quando c'è la diastasi possiamo avere la pancia, possiamo avere anche gli addominali scolpiti, ma la diastasi c'è. Di recente mi ha scritto una ragazza che ho acquistato il corso per la diastasi, perché c'è un corso proprio a parte, solo per l'addome, se qualcuno magari di voi ha necessità. E lei mi ha scritto: sono uno sportiva, ho il corpo sportivo, ho gli addominali scolpiti, ma la diastasi non se ne va né con gli esercizi né con altro. E lei ha mal di testa, mal di schiena proprio in corrispondenza della diastasi. Quindi la diastasi provoca diverse conseguenze. Nonostante gli addominali, la pancia può essere un po' sporgente, dolori lombari, dolori alla digestione e quant'altro. Il tape lavora anche con la digestione, migliora la digestione e la motorica del nostro intestino. E certamente il, diciamo, nemico, tra virgolette, numero uno di ogni donna è la cellulite, no? E la ritenzione idrica, quando la pelle si presenta in un modo un poco come spugnoso, così tipo medusa, no? E lo si vede a volte ad occhio nudo, a volte devi stringere un bel po' così per farla vedere. E quando c'è la cellulite, nel diverso stadio si può lavorare con il kinesio tape. Ma come ho già detto, torniamo alle controindicazioni, ve le leggo, perché magari qualcuno di voi vuole seguire il corso del programma del quale parlerò a breve, ma non lo so, per qualche ragione non potrete seguirlo. Allora, trombosi acuta, carcinoma e metastasi sono delle malattie veramente poco controllabili, quindi il kinesio tape, siccome migliora la circolazione sanguigna e linfatica, qui, insomma, miglioriamo circolazione di tutte le cellule, non solo di quelle buone, perciò è escluso. Una ragazza si è iscritta al corso che ha avuto la malattia oncologica, ora è, diciamo, guarita, e il suo medico ha dato il parere favorevole perché dopo tante varie cure lei, insomma, ha preso tanto peso. In questo caso dovete chiedere sempre il parere del vostro medico curante, se avete avuto qualcosa del genere. Flebite, congestione acuta e anche il diabete, ragazze, anche il diabete è una controindicazione. Poi infezioni in atto. Se parliamo della febbre, ad esempio, certamente non facciamo nessun tapping, o se vi state ammalando e avete il tapping addosso, lo bisogna togliere. Perché quando siamo malati, nessun massaggio, azione dobbiamo fare. Poi, immediato postparto, cioè quando la ferita è aperta o comunque la ferita non è guarita, il taglio, quello che è, non è guarito,
Quindi il tape in quella zona certamente non si può mettere. Le ferite o infezioni cutanee tipo acne, se parliamo del viso, o la psoriasi, si può applicare sulle altre zone dove la cute è integra e non si può applicare lì dove appunto ci sono le placche di psoriasi. Poi edema di insufficienza cardiaca, quindi anche qui parliamo di un sistema cardiovascolare e controindicato il tape. Poi, ovviamente, se parliamo del viso o comunque del collo, del décolleté, se ci sono qui della dermatite, delle cose, il tape è sconsigliato affinché la pelle non si riprenda. Anche se una ragazza, lei è appunto una dottoressa che è una delle prime a seguito il mio corso, lei ha detto che quando le è uscita la dermatite qui, proprio appena 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 leggera, le ha applicato il tape drenante, no? Quella a tentacolini, e per 2 giorni l'ha applicato 2 sere di seguito, le è passata. Quindi forse era un'irritazione che provocava la dermatite, non lo so, ho detto è strano, ma è sparito. Quindi, ma comunque l'esperimento fatto sotto la sua osservazione, non ripetere. Io il tape per ora lo utilizzo ad esempio non molto spesso sul viso perché la mia pelle ora è in fase di un pochino di assestamento. Ecco, dopo l'estate, passando l'autunno, anch'io ho la dermatite e altre cose spiacevole purtroppo, ma mi aiuto con il face fitness, con la coopetazione e quant'altro. Ma per il corpo il tape è favoloso. Ora vi farò vedere. Vi farò vedere un altro risultato. Ecco, dove sta? Dove sta? Allora, qui c'era la piega in basso, non molto grande, ma c'era, e quindi a trattare questa zona dove si è formato il gonfiore che tira tutto l'addome giù è perfetto. Ovviamente bisogna lavorare con tutto l'addome, ma concentrandosi su questa parte qui, e anche al tatto visivamente si vede la pelle un po', diciamo, ipotonica, grigiastra qui, e si vede un colorito, una tonalità, non so, compattezza della pelle, soprattutto in quest'area, più, ecco, turgido, più compatto. Quindi, grazie alla circolazione sanguigna che migliora finalmente in tutta l'area, la pelle comincia a essere compatta perché mangia finalmente tutto ciò che le è mancato. Se avete qualche domanda, ragazze, potete scrivere, perché se no parlo solo io. Se avete qualche domanda, ecco, il tape costa poco. Non è, ah, ecco, qualcuno forse la risposta, non è un costo eccessivo. Un rotolo del tape, ora parlerò anche del tape, costa su 10 euro e vi dico perché non bisogna Ciao, ma prendere il tape più economico. Allora, qui parliamo di volumi abbastanza grandi, no? E anche qui il tape aiuta molto. Non so se dietro ai commenti vi si vede bene. Così sembra che si è ridotto poco, ciao. mannaggia, si è ridotto poco il volume, no? Ma di profilo possiamo notare che la pancia, il volume, proprio la sporgenza dell'addome sta diminuendo. Certo, ci vuole ancora un po' di lavoro, ma già è così. Nell'età 60 più diminuire il volume per potersi muovere più liberamente, indossare i vestiti più comodamente. Qui ci sono anche, vedete, i disegni delle cuciture. Quindi faticano meno tutte le articolazioni e sicuramente
Ti senti meglio, ti senti più leggera, più giovane, più, insomma, più, no? Questo abbiamo già visto. Qui una ragazza ha ritrovato il collo. Immaginate, prima lei non immaginava di avere il collo. Ho scoperto di avere un collo e mia figlia mi ha cominciato a chiamarmi giraffa. Quindi la mia pelle non è più grigia. Qualche ruga si è attenuata, quindi la pelle grigia, noi normalmente, no, quando fatichiamo, lavoriamo molto, la linfa ristagna, la circolazione non funziona, sanguigna. Cominciamo a vedere la pelle grigiastra. E in più, quando cominciamo a lavorare anche sulla postura, che è inclusa nel corso, il nostro seno sale su. Di recente avete visto... Avete visto come ho imitato noi, no? Noi donne, quando abbiamo la postura, diciamo, non proprio bella, no? Quindi, quando noi camminiamo così, tutto comincia a cedere ed è più facile che il gonfiore si crea quando sparisce questa parte, quando chiudiamo il diaframma, quando la schiena è curva. Ci si può aggiungere molti, molti età, anni in più. E quindi da essere una quarantenne, cinquantenne, sessantenne, ci trasformiamo in 10 anni aggiunti alla nostra età. Quindi il lavoro su di sé, con l'aiuto di qualsiasi specialista che a voi piace, qualcuno sceglierà magari un altro modo di migliorare se stessi, perché no, di lavorare su se stessi. Ma se siete qui, quindi forse vi affascina anche il Kinesio Tape. Chi ce l'ha, preparatelo, per la fine faremo l'applicazione per l'interno coscia, mi raccomando. È una zona che molti hanno linkato nella preiscrizione al corso, cioè era elencata proprio tantissime volte la parte interna della coscia, è stata nominata, rinominata quasi una regina, e quindi andiamo a trattarla oggi. L'applicazione che farete oggi con me si può portare per 3-5 giorni. Io vi consiglio di farla, ma in realtà prima di usare il Kinesio Tape, se non l'avete mai utilizzato, vi consiglio di fare la prova allergica. Prendere un pezzettino del tape, lo tagliate, togliete la carta e lo applicate lì dove, o qua o lì, dove volete fare il taping e lo lasciate agire per una notte magari. Se al mattino trovate tutto a posto, va bene, potete utilizzare il Kinesio Tape per fare l'applicazione più grande. Se dopo qualche ora cominciate a sentire il fastidio, prurito, coso, togliete delicatamente il tape e potete provare un altro marchio del tape quando vi passa questa irritazione, perché a volte può essere il marchio del tape che la cola non è proprio buona, e per questo dico il Kinesio Tape che costa tipo su AliExpress, no? Questo sito cinese, 2-3 euro. Io ve lo sconsiglio vivamente, perché cosa c'è dentro, quale colla c'è dentro, non si sa. E così, insomma, perderete la fiducia in Kinesio Taping, non vorrete più applicarlo, ma non perché non funziona o altro, ma perché il Kinesio Tape che avete acquistato non è di qualità. Io proprio il più, diciamo, accessibile, a me piace il Nazara, anche se ultimamente qualche tape non è proprio ottima qualità. Quello che mi soddisfa attualmente ancora molto è Cure Tape. Si trova anche su Amazon, forse anche in qualche negozio, non lo so, negozio fisico intendo. Quindi un rotolo vi durerà un bel po', se utilizzerete per il viso, veramente c'è mesi, 2, 3.
Se per il corpo vi consiglio di prendere subito 3-6 rotoli, insomma, si prende una volta e va bene. Se prendete il Nasara, io ho visto la promo su Amazon, 6 rotoli 30 euro, quindi 5 euro a rotolo, più che buono il prezzo, considerando che se andiamo a fare il massaggio, un massaggio costa dai 60 euro in su, servono più o meno 8-10 sedute e parliamo di 500-600 euro. Serve anche il tempo andare lì, ma oltre al massaggio che vi farà lo specialista, oltre alla spesa economica non proprio bassa per un nucleo familiare, comunque dovete poi continuare a mantenere quel risultato. In quale modo? Questo lo decidete voi. Con il Kinesio Tape noi andiamo gradualmente a lavorare noi stessi. Cioè, quindi lo applichi tu stessa senza grandi fatiche. Certo, le prime applicazioni possono essere non proprio perfette ed è normale, ma più avanti lo farete ad occhi chiusi perché non vi serve altro che ritagliare il tape seguendo le strisce dietro e applicarlo. Come applicarlo lo spiego nel corso. Ogni piccolo passaggio lo mostro, non nel video. C'è un video all'inizio che spiega come misurare e tagliare il tape, poi negli altri video fate solo le applicazioni. Ogni video dura, insomma, alcuni minuti, no? Il tempo giusto per applicare il tape, quindi 5, forse con qualche spiegazione in più, 10 minuti, ma più si va avanti, più si fa la pratica, meno video vi servirà a guardare, perché una volta che capirete il meccanismo, una volta capirete come meglio applicarlo su di voi, il gioco è fatto. Quante applicazioni servono? Dipende appunto dalla zona, no? Da quale su quale voi vorrete lavorare. Più è grande la zona, più tempo probabilmente servirà. Tutto individuale. I centimetri se ne vanno in un modo o nell'altro, più veloce o più lentamente. E in media io consiglio fare 8 applicazioni da 5 giorni. Quindi se si parte da porta addosso 3-5 giorni, in un mese già vedete un bel risultato senza grande fatica, dedicando veramente mezz'ora alla settimana. In più, poi nel corso ho aggiunto altre pratiche, ora vi racconto quali sono, che vi possono dare, diciamo, lo svago, no? Da fare qualcosa in settimana, perché applicare il tape, il gioco è fatto, lo portate addosso per 5 giorni mentre lui vi massaggia. La cosa forse negativa in tutto ciò è farete un po' di più di plin plin, no? Così si dice, quindi dovete prepararvi a questo, soprattutto alle prime applicazioni. Già qualche ora dopo, nel feedback delle ragazze, ma anche il mio, quando applichi il tape, più spesso devi andare lì, ma insomma è una cosa positiva, no? Più movimento fai, facciamo, se state al lavoro, pazienza, insomma, anche al lavoro, cioè il bagno, andrete là. Però poi vedrete che già dopo le prime applicazioni i vestiti cominciano ad andare un po' più larghi o in pantaloni, insomma, qualsiasi altra cosa. Non trovo altre foto, non so dove le ho messe. Anastasia? Ora sull'altro cellulare forse ce l'ho. Allora, quindi parlando di Kinesio Tape, il Kinesio Tape va bene, come abbiamo già detto, per tutti, assolutamente, tranne quelle persone che ho linkato con le controindicazioni. Loro purtroppo dovranno trovare un altro modo per lavorare sul proprio corpo. Ma queste persone che ho linkato, ad esempio le persone che hanno il diabete sul viso, negli altri miei corsi, che hanno chiesto al suo medico curante, ha detto che si può fare. E sul viso hanno lavorato,
con le applicazioni localmente piccole, perciò per il corpo si è controindicazione. Che altro ho preparato per voi oltre all'applicazione? Quali zone possiamo trattare? Abbiamo già detto, è possibile trattare ogni zona del corpo. Voi quale zona vorreste trattare? Proprio quelle che da quale avreste cominciato, scrivetemi. Non so, vediamo. Io ad esempio ho, diciamo, la mia zona dove vado maggiormente concentrandosi è la parte sotto l'ombelico. Quindi, perché non ho le mie foto? Che fine hanno fatto? E volevo mostrare il mio risultato, ma... Nastia, mi porti il mio cellulare, per favore? Allora, leggo. Allora, pancia. Ok. Pancia la parte centrale o proprio parliamo delle maniglie, queste cose qua. Che altro avete scritto? Pancia. Le maniglie dell'amore. Voi italiani avete proprio il senso di vedere il bello ovunque, no? Le maniglie dell'amore. Cioè, il nome è favoloso. Quando l'ho detto alla mia amica che non vive in Italia, lei ha detto: come si può chiamare queste cose odiose in questo modo? Ho detto: non lo so, non lo so, ma le chiamano così, le maniglie dell'amore. Addome i fianchi, la pancetta, décolleté i fianchi, décolleté sì, comunque è molto bello, già dalle prime applicazioni, perché qui appunto parliamo solo, diciamo, di ritrovare la compattezza. E già dopo la prima, le due applicazioni, qui si vede un risultato molto notevole. Io l'ho fatto nel corso, quando l'ho registrato, l'ho portato per 5 giorni e la pelle poi diventa molto più compatta. Braccia, addome, interno, cosce, qua proprio abbondiamo, ci mettiamo di tutto. Pancia bassa, maniglie dell'amore, la pancia centrale. Tutto il corpo, addome, braccia, gambe. E la chemioterapia e la menopausa mi hanno un po'... Eh sì, queste due cose purtroppo possono dare i cambiamenti indesiderati, questo sì. Per la menopausa vi consiglio, se vi piacciono gli oli essenziali, scrivimi poi, non so come si chiama in italiano questo olio essenziale, non mi ricordo. Aiuta molto a equilibrare un po' tutto questo proprio stadio, a parte emotiva e anche fisica, di ritrovare un po' più di pace. Da usare l'aromaterapia in questo caso. Pancia, addome. I raggi di sole invece di zampe di galline. Sì. Sì, guarda, è fantastico. Cioè, una, questa cosa di vedere il bello in ogni cosa e precipiti. Ok, piega pancia. Per la piega pancia qui bisogna, sì, oltre al gonfiore, sì, bisogna lavorare anche proprio direttamente nella pancetta bassa per farla diminuire e sollevarsi. Il gioribite glutei e viso, Monica, forse Moni. Dormendo sul fianco c'è proprio una fissura poco sopra i seni. Sì, qui sì, menopausa non aiuta, certo, lì poi diventa un cambio, no, ormonale molto significativo, e quindi bisogna sostenere ancora di più il nostro corpo per sentirsi in pace, no? Perché non tutti possono accettare questo cambiamento, qualcuno più, qualcuno meno, qualcuno lo vive in un modo un po' più amplificato, altri meno, ma è sempre un momento che si nota, ecco. Quindi qui potrebbe
Il kinesiotape potrebbe essere, cioè deve essere un aiuto in questo caso. Ah, per il sistema linfatico la domanda non ho capito a cosa si riferisce. E braccia. Braccia, quindi un po' tutto il corpo, la pancia è stata elencata più volte. Allora, io quando dico pancia, io comunque intendo un po' più amplificata la zona, no? Perché non possiamo avere il gonfiore solo qui, no? Tipo messo così come un mattoncino. Il gonfiore è sempre un po' più diffuso, quindi comprende spesso molto i fianchi, appunto le maniglie d'amore, e consiglio sempre di lavorare in modo più ampio. Questo aiuta a migliorare la circolazione non solo qui, ma qui, e si può portare anche appunto qui le zampette del tape per drenare un po' tutta questa zona. Ah. La zona del décolleté. Belle, sono bellissime applicazioni, e in più il tape per qualcuno può essere anche come le ragazze nei corsi precedenti mi hanno scritto, che può essere una specie di art terapia, perché possiamo scegliere il colore, possiamo questo modo di ritagliare, applicare, di manualità, di toccare il nostro corpo, perché poi il tape va strofinato, no? Dopo che è stato applicato, la colla va attivata, quindi scaldata. Tutto ciò ci aiuta a calmarsi anche, di non correre, di ritrovare questo momento dove ci sei solo tu e il tuo corpo. E questo ti fa rivolgersi a sé, e quando vedi questi piccoli cambiamenti, ti fa veramente questa gioia interna che ti permette di non mollare, perché in realtà, come ho già detto, devi dedicare pochissimo tempo, ma veramente poco. Chi è nel corso, noi siamo il 5, qualcuno si è già iscritto, quindi in attesa di praticarlo, e farò, ho già iniziato il percorso, quando ho cominciato pre-corso. E ora voglio proprio fare tutto, tutto, tutto seguendo il mio corso, quindi nel gruppo con le ragazze praticherò anch'io le applicazioni. E oggi è un giorno di pausa, l'ho tolto e lo rimetto domani mattina, ve lo mostro. Io devo lavorare più sulla zona da sotto l'ombelico, ecco, il gambe, glutei, e un percorso lo farò insieme alle ragazze, che sono già nel corso. Sono rimaste attualmente per il gruppo VIP alcuni posti, veramente pochi, perché solo 15 prendo, perché poi il lavoro è lungo. Quindi per il corso base, la tariffa base, ce ne sono i posti, non so quanti, ma ci sono ancora, ci sono. Quindi entro il 5 novembre vi invito ad iscriversi. Come iscriversi? Ora dico le tariffe e come iscriversi, e poi faremo l'applicazione. Le tariffe sono molto simili, li potete trovare sul sito che è pubblicato, non l'ho messo nell'intestazione del profilo. Ecco, non potete acquistare il corso, solo chi ce l'ha già, chi voleva iscriversi. Nel mio profilo di Instagram non l'ho ancora pubblicato, ma nel mio bot, nei miei canali, chi me l'ha scritto potete già acquistare. Io aspetto che voi vi unite. Allora, nel corso base e nel corso VIP c'è la parte teorica. La parte teorica con le controindicazioni, come il kinesio tape, come estendere o non estendere il tape, come effettuare, insomma, le applicazioni, cioè la frequenza delle applicazioni e quant'altro, quindi la parte teorica. Poi in ogni tariffa abbiamo le applicazioni per l'addome. Nella tariffa base abbiamo fianchi,
e manine d'amore. L'applicazione pancia rafforzata, cioè la parte esterna, centrale, e la diastasi all'altezza dell'ombelico. E nella tariffa VIP abbiamo più applicazioni. Abbiamo buona digestione, abbiamo antistress che si mette qui sul diaframma, antistress e contro la fame nervosa. E poi abbiamo anche la piega, no? Avete presente quella piega che si forma qui o chi ha fatto il cesareo o a chi l'addome è proprio sceso e si è formato tipo una pieghetta così sotto, che poi fa proprio l'effetto e la devi mettere o nel costume da bagno o sopra il costume da bagno, tipo questa cosa qua. Quindi nell'applicazione, nel pacchetto VIP, ci sono più applicazioni e oltre a questo c'è la chat dove posterete le foto per sentire il mio feedback, per poter insomma valutare il percorso, le mie condizioni, se ci sarà bisogno e quant'altro. Quindi faremo il percorso più ravvicinato, ecco, insieme a me. Poi abbiamo gambe snelle e leggere. Abbiamo parte anteriore laterale, anteriore laterale, posteriore, la parte interna delle cosce. Ok? Nella tariffa VIP aggiungiamo polpacci e i piedi, no? Proprio la parte sopra, chi cammina molto, chi sta in piedi molto o chi sta seduta molto, lavoro magari lavoro d'ufficio, bisogna lavorare su tutta la gamba, non solo sulle cosce, ma completamente pompare la linfa dai piedi fino alla linguine e in questo modo avviare tutto il circolo linfatico. Poi abbiamo braccia, seno e décolleté. Nella tariffa base abbiamo compatte e ringiovanisce la pelle del décolleté e rilasso dei tricipiti, quindi due zone. Nella tariffa dove ho messo VIP abbiamo più applicazioni. Abbiamo push-up per il seno, per chi il seno diciamo è caduto giù, quindi un'applicazione che aiuta a ritrovare sia la postura ma anche il seno sollevato, e rassoda e tonifica i tricipiti, due tipi, perché c'è quella che drena un pochino e ci sono quelle tipo come una specie di armatura, no? Che aiuta a lavorare più intensamente. Poi abbiamo glutei e culotte, un'altra zona molto molto richiesta. Perché quando ho fatto l'indagine su cosa ne avete bisogno, allora drenaggio del gluteo e rimozione e drenaggio della culotte, proprio queste orecchiette del sedere, no? Che escono soprattutto nei vestiti, nei pantaloni, si vede che escono da dietro al sedere abbracciandoci così. Qui poi abbiamo nella tariffa VIP, abbiamo push-up, solleva glutei e drena e compatta, quindi l'applicazione rafforzata per chi ne ha bisogno di lavorare in modo un po' più forte e ampio. Nella tariffa base non c'è collo, invece nella tariffa VIP abbiamo collo lungo e snello, che ho scritto collo, ma in realtà oltre a lavorare sull'anelli di Venere, oltre a lavorare sulla parte estetica, questa applicazione lavora molto bene per il sottomento, cioè l'ovale del viso, doppio mento, quindi risolve questa parte qui dall'ovale fino al décolleté. Poi abbiamo ancora, ecco, siamo arrivati a quello che ho detto prima. Oltre al tapping, abbiamo pratiche del benessere. Nella tariffa base non ce ne sono,
Ho lasciato sul sito, non l'ho cambiato, ho lasciato solo gli esercizi per la postura perché non posso lasciare formare un corso senza dedicarmi alla postura. Nelle stories avete visto quanto sia importante la nostra schiena. Se io ora qui parlassi con voi così, sarebbe molto diverso, credo, il mio aspetto. Quindi lascio l'esercizio semplice, semplicissimo, più semplice di così non ci sta, per la postura, perché è importante aprire il petto, aprire questa parte qui, respirare a pieni polmoni. Questo esercizio equilibra anche la posizione del bacino. Il corso VIP è il top, sì. E devo dire che questo è il primo corso, quindi ci sarò con voi a fatica a prendere tutte queste pratiche proprio per farlo ancora di più, ancora migliorare ancora di più. Quindi a voi avete la possibilità di accedere al primo corso ai prezzi veramente molto bassi, perché la durata del corso sarà lunga, l'accesso al corso sarà lungo e questo vi dà la possibilità di andare proprio fino in fondo con tutte le applicazioni, con tutte le pratiche e poter ottenere i risultati, poter consolidare le vostre abitudini e certamente il vostro feedback per me sarà un enorme valido aiuto per migliorarlo, per dare ancora di più nel corso successivo che sarà nel 2024. Quindi chi non inizia oggi, il 5 novembre, con noi, ci vediamo nel 2024. A Natale rimarrete così come siete. Noi a Natale con le ragazze abbiamo detto che andiamo a scegliere, con alcune di voi ci siamo sentite, andiamo a scegliere il vestito più bello perché a Natale vogliamo arrivare, proprio così, a sorprendere tutti. E tornando alla postura e all'inclinazione del bacino, a volte se il mio bacino, no, ha l'inclinazione in avanti, succede che anche la mia pancia piatta diventa sporgente. Se ho l'inclinazione indietro, il mio addome si chiude e si forma la cicetta comunque qua. E quindi tutta la postura comincia a faticare e i dolori lombari saranno pazzeschi in entrambi i casi. Quindi questo esercizio per la postura che includo nel corso base sarà proprio ad equilibrare la vostra colonna vertebrale per aprire le vostre spalle, fargli un respiro normale e soprattutto ritrovare la posizione normale delle vostre anche, che è un esercizio semplicissimo. Vi apro la parentesi. Bisogna semplicemente stendersi in un modo particolare sul tappeto, basta, e stare lì per 2, 3, 5 minuti. Più semplice di così, dite voi? Non credo che esista, ma veramente, non c'è. Allora, il prezzo del corso, chi ha la scoliosi, sì. È possibile farlo per chi ha la scoliosi, perché anch'io ne ho, già proprio nella maniera molto soft, purtroppo non sono riuscita finora ad avere la colonna vertebrale perfetta come dovrebbe essere perché si è formata nella mia infanzia, nella scuola primaria, quindi ci sto lavorando, ecco, è possibile correggerla a casa, certo, per quello che è possibile, non so che tipo di scoliosi è, ma questo esercizio è consigliato a tutti, anche ai vostri bambini. E la cosa positiva è che questo corso è per uso personale, quindi da fare a casa, ma so che moltissimi di voi poi mi scrivete: Anna, ma posso farla alla mia mamma a 65 anni? Si può fare anche alle vostre mamme e dico di più, quando farete un po' la pratica insomma, su di voi,
Potete poi aggiungere la vostra, non so, sorella, dipende poi, no? Dai rapporti che avete. Qualche ragazza di recente ha comprato un altro corso di kinesioterapia per il viso per il proprio marito, ha detto lo faremo insieme, perché a lui le palpebre sono cadute, ha detto i giovani, ma le palpebre come un vecchio. Quindi questo è un investimento alla fine che voi forse pensate di fare solo per voi, ma in realtà cioè è una cosa in famiglia, no? La si può gestire. Una ragazza, quella che ha perso 10 centimetri qui, lei segue ancora, è ancora aperto il corso per la diastasi, che non è solo per la diastasi in realtà, è proprio per ritrovare l'addome che ci piace. E lì è inclusa l'applicazione contro le cicatrici, cioè non per le cicatrici, non so. Ah, perché le cicatrici giocano un ruolo negativo, no? Quando tirano tutti i tessuti verso lì dove è stato tagliato e ricucito. E la sua sorella aveva i dolori perché a volte le cicatrici fanno male e lei gli ha applicato il tè per 2 volte. La sorella saltava di gioia perché non ci credeva che un semplice cerotto, perché così lo chiamano il tè, ma cerotto colorato, che cosa ve ne inventate qua? Ma tutto è bugia. La stava proprio abbracciando di felicità perché questo dolore post appendicite gli creava fastidio. Quindi il tè è anche contro il dolore. Vi aiuta a defaticare le gambe, a trovare la leggerezza. E all'inizio, per qualche giorno, il corso era in promozione. Poi i prezzi sono saliti, perché era appunto una piccola promozione. Oggi questa promozione torna per soli 24 ore, cioè fino, che ora è? Fino alla mezzanotte di domani, diciamo così. Quindi lasciamo non 24 ore, qualcuno in più. E le tariffe erano come prima in promozione. Anziché 122 tariffa base, durata del corso 3 mesi, cioè entrate 5 novembre fino al 5 febbraio, quindi fino all'anno prossimo ci vediamo ancora, e da 122 diventa 96, quindi sono 30 euro al mese se andiamo a dividere, ma risparmierete molto di più e otterrete molto di più. Già solo la crema anticellulite costa 30 euro, ma non è che fa grande effetto. E la tariffa VIP? L'accesso al corso 4 mesi, con me nella chat per 2 mesi, poi non sparirò ma vedrò come gestirlo. E da 150 torna a 135, così mi pare era, con le promozioni. Quindi per 24 ore, fino, diciamo un po' di più, fino alla mezzanotte di domani, i prezzi tornano in promozione, poi ritornano come ho elencato ora. Vedo che qualcuno di voi mi ha scritto già in WhatsApp. Ok, poi vi rispondo appena termino la diretta. E chi vuole iscriversi, io vi aspetto. Per la tariffa vi pochissimi posti, quindi scrivetemi ora in WhatsApp. Se avete il mio modo o qui in direct, chi scrive prima di chi è il posto, insomma, chi si alza prima di chi è le ciabatte. E per le tariffe base, welcome, ci sono ancora alcuni posti, vi aspetto tutte. Iniziamo il 5 novembre, quindi senza corsa, acquistate il tape, acquistate l'occorrente e iniziamo il 5 novembre. E questo mi fa piacere perché faremo corpo perfetto per i nostri canoni, per la nostra pace. Ok, ecco un altro messaggio. Non so che corso, che tariffa mi, ecco un altro ancora. Voglio acquistare il corso. Allora, io vi ho raccontato tutto. Se ci sono le domande,
come si acquista? Io ora potete scrivermi qui, mandare un messaggio qui perché io non posso controllarvi poi qui in diretta, non riuscirò a memorizzare il nome. Allora, sì, vi invio il link. Wow, quanti messaggi! Ora starò a rispondervi. Allora, come iscriversi? Se siete già nel mio bot in Telegram, lì più volte ho pubblicato il sito. Se non ci siete e ho dimenticato, vedete come vendo bene i corsi che non pubblico neanche il sito dove acquistarlo. Mannaggia. Va bene, quindi pubblico qui nel mio profilo, nella bio, no? L'intestazione del profilo, ci sarà il sito dove è possibile acquistare. Dopo l'acquisto vi arriva la mail con i dati di accesso. E dimenticato di dire, chi si iscrive entro la mezzanotte di lunedì avrete il bonus anche l'allenamento fantastico di Face Fitness, l'allenamento che comprende postura, collo e ogni zona del viso, e vi rimarrà per sempre. Questo allenamento lo potrete fare, non so, per tutta la vita. Quindi non si può aggiungere altri bonus a un prezzo veramente già molto basso. Il sito lo pubblico qui, scrivetemi direct, ve lo invio direttamente, io vi aspetto. Ok, mi sa che i posti VIP sono esauriti. Chi insomma si acquista prima siete nel corso, perché per i VIP vedo che ci sono molti, perché il costo veramente, soprattutto VIP, è più basso, non si può. L'anno prossimo non ci saranno questi prezzi, io ho bisogno del vostro feedback. Ho bisogno di consolidare, convalidare con tutte queste applicazioni. Voglio capire i risultati, quindi voglio anche ottenere i vostri risultati, li voglio vedere, voglio integrare magari ancora qualcosa altro. Quindi l'anno prossimo, a febbraio sicuramente non ci sarà il corso perché questo termina a febbraio. Parliamo già a marzo siamo già quasi in estate. Chi vuole già per Natale avere la silhouette un po' più snella, welcome. Chi vuole aspettare il lunedì, va bene, uguale, io non ci perdo nulla. Un abbraccio, chi si è unito, ah, no, no, no.